tratta della tradizionale benedizione degli animali che si è svolta domenica in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. Sin dal primo mattino, ed esattamente dalle 10.30, oltre una trentina di cavalieri delle giacche verdi provenienti da Rimini e tutta la provincia pesarese si sono dati appuntamento al Parco Miralfiore per poi sfilare per le vie del centro storico fino a raggiungere la piazza. Oltre ai cavalli anche la Polizia di Stato presente. Sì, per l'occasione c'è la Polizia di Stato che è venuta apposta da Firenze, una pattuglia. Sono arrivati ieri, alloggiano con i cavalli da noi allo centro delle Sacche Verdi. Siamo venuti per l'occasione, c'è stato il battesimo con la pioggia quest'anno, diciamo. Però hanno detto che il prossimo anno, se c'è l'invito, verranno volentieri. Il mio ringraziamento va, come ho detto, alla Questura, principalmente perché sono adoperati loro per farli venire, e a tutta l'organizzazione che è il comune principalmente di Pesaro che ci dà come tutti gli anni la possibilità di utilizzare questa piazza. Dopo i saluti istituzionali dell'assessora alla sostenibilità e coesione del comune di Pesaro Maria Rosa Conti e del consigliere regionale Biancani, padre Aldo del convento di San Giovanni ha impartito su cani, un gatto, un coniglio nano, i cavalli e i cittadini che hanno partecipato la solenne benedizione. È una bella realtà che ho scoperto oggi. Posso dire che in questo ambito c'è già un lavoro in itinere sul regolamento relativo al benessere degli animali, sui quali continueremo a lavorare. Però la parte più rilevante per me di questa giornata è vedere che c'è la presenza nel nostro territorio di tutta una serie di volontari e anche pubblici ufficiali che possono svolgere questa attività di monitoraggio del territorio, che hanno questa vocazione ambientale e civica, di protezione civile. Le giacche verdi sono un'importantissima risorsa e li ho già fatti partecipare appunto al primo incontro della consulta della sostenibilità e credo che con loro potremo fare dei progetti importanti con il comune in maniera sistematica. Un appuntamento molto sentito, che nonostante il freddo e la pioggia, ha visto una discreta partecipazione di padroni con i propri animali, che hanno voluto essere presenti per ritrovarsi e rivivere un clima di festa. Anche un piccolo coniglietto presenta la benedizione, come si chiama? Zampa. Quanti anni ha? 4. Ma vive in casa? Sì, vive in una gabbietta dentro casa. Signore, i cani sono i migliori amici degli uomini, lei lo testimonia oggi. Sì, veramente, voglio molto bene, anche se Sofì non è la mia cagnolina, però la tengo volentieri, è di mia nipote, quindi la tengo volentieri. Ma siamo venuti anche altre volte alla manifestazione ed è veramente molto bello. Come si chiama il suo cane? Chloe. Vive in casa? Sì, vive in casa. Quanti anni ha? 1 anno e mezzo, fa 2 anni a febbraio. Stamattina l'ha portato in piazza nonostante la pioggia perché è un evento irrinunciabile. Esatto, esatto. Infatti già l'anno scorso, il primo anno che ci sono venuta, ho visto che si faceva anche con condizioni meteo avverse e quindi ho deciso di venire. Stamattina anche 3 cani presenti nonostante la pioggia. Sì, come tutti gli anni veniamo a questa manifestazione per la benedizione degli animali, anche per sensibilizzare un po' le persone contro l'abbandono, per far vedere che il cane comunque si può gestire in tutte le situazioni se è ben educato. Che cosa si occupa la vostra associazione? Noi principalmente siamo una scuola e un'educazione per quanto riguarda il giusto rapporto tra uomo e cane. Questi cani come si chiamano? Qui abbiamo 3 maschi, abbiamo il più anziano che è Sky e questo soggetto. Poi abbiamo Ice, che è il cane che attualmente sta gareggiando, e la new entry, che è Thor, che sta gareggiando con mia figlia, appena debuttato.